Ben ritrovati nella cucina di Cotta Appuntino. Oggi in mezzo a tutte queste verdure ci siamo io ed Olga ci preparerà cosa? Oggi facciamo la ciauredda, detta in dialetto, però la ciambotta, che è questo piatto tipico del sud Italia in generale, sì, perché al sud Italia è molto usato in diverse regioni e naturalmente è tipico anche del Cilento. Del Cilento, sì. Allora, noi oggi facciamo la versione quella tutta fritta, anche perché tutta dietetica, quella versione sì, dietetica. Sì. Okay. Anche se sono verdure, noi troviamo il modo per farle diventare un po' più pesanti. E soprattutto in estate, perché poi in estate uno che fa frigge. Sì, in realtà si può fare anche non fritta. Però noi vogliamo dirvi sì, come si fa fritta. La classica ciauredda, almeno qui a Rocca, la classica ciauredda cilentana è quella fritta. Ok, quali sono gli ingredienti e quali sono le quantità? Allora, noi abbiamo preso uno di ogni verdura, cioè una melanzana, un peperone, una zucchina, una cipolla, una patata. E i pomodori sono 4. Non uno. No, 4. Ok, una dimensioni medie, diciamo. Poi sì, dimensioni dipende medie, quante persone sono, quanto ne vogliono fare. E uno se aumenta. In genere calcoliamo sempre per 2-3 persone, sì, non facciamo per una quantità elevata di persone. Però diciamo che per 1-2 persone, anche 3, questa porzione va bene. Okay. Che poi la ciauredda, la ciambotta è un piatto molto versatile, in quanto si può usare come primo piatto, come contorno, come secondo piatto, come piatto dolce unico. Come preferite, la ciambotta sta bene su tutto. Sì, dolce, ci, okay, ci aggiungete lo zucchero e diventa dolce. Ok, da cosa si parte? Allora, si parte dalla frittura delle nostre verdure. Che noi abbiamo tagliato precedentemente in pezzi, sì, abbastanza grossolani. Questo è valido per tutti, tranne per la cipolla, se non volete esagerare, e per i pomodori, che sono quelli tipo pachino, un sì, po' più sì, grandi, che abbiamo tagliato a metà. Mentre gli altri sono tutti dei pezzi abbastanza grossolani, non sottili, perché sennò poi si sciolgono, diventano sciolti. E poi, adesso passiamo ai fornelli. Direttamente ai fornelli. Prendiamo prima le verdure miste e le patate, perché poi il pomodoro andrà in un secondo tempo. Ok. Quindi accendiamo l'olio. L'olio. Ovviamente ho sbagliato il fornello. Ma non c'è problema, noi lo facciamo apposta per vedere se i nostri spettatori sono attenti. Sì, perché oramai fornelli lo sapranno meglio da casa. Sì, dicono, hai sbagliato il secondo. Ho sbagliato di nuovo. Ok. Allora, mettiamo qui per vedere quando inizia a friggere. Sì. Devo dire che a Sicilia invece si chiama ciauriedo, invece al maschile, no, noi ne facciamo maschile, siamo più di tempra maschile noi, non diventa ciauredda, ciauriedo da noi. E si fa più o meno come, da quello che ho capito, come lo fate qui a Rocca, anche se ci sono delle piccole varianti, come sia logico, in tutti i vari comuni del qua, del circondario. Sì, perché poi oltre a variare il nome varia anche il modo in cui sì, viene fatta. Ad esempio da noi le zucchine non si usano. Non le usiamo, però usiamo tutto il resto, ovviamente. Okay. Facciamo. La patata inizia a friggere, quindi mettiamo. E allora? Questo. Addirittura c'è una versione dei nostri cugini francesi. Vabbè. Che viene chiamata ratatouille. Sì. Più o meno le verdure sono lo stesso, il procedimento è diverso perché si fanno tonde e poi si mettono tutte in fila e vengono fatte al forno. È anche io carino. Però sono patriottica, preferisco il ciauriedo. Ah sì, alla fine è la stessa cosa, non è sempre verdure molto sono diverso, sì. Poi preferisco questo, è così dietetico, è leggero, estivo. Ah sì. Estivo e quant'altro. Vabbè, alla fine una volta fatta raffreddare diventa un piatto estivo. Sì, sì, fredda però. Sì, fredda. Sì, fredda. Allora, le verdure voi da Sicilia come le fate? A noi si mette una qualità di verdura alla volta, anche da noi. Solo che noi le friggiamo una alla volta, separate, non insieme.
Ecco, c'è andata la melanzana. Ecco, noi tutto quanto separato friggiamo. Sì, sì, pure. Ah, ok. Quindi passiamo prima a friggere il peperone. Anche se una melanzana aveva così tanta voglia di essere fritta, di saltare in padella. È saltata in padella. Sì, friggiamo tutto così e poi facciamo. Anche se noi partiamo un po'. Facciamo fritto, però poi facciamo friggere. Partiamo con il pomodoro e la cipolla che facciamo cuocere insieme. Poi aggiungiamo tutto il resto. Sì, anche qua si fa pomodoro e cipolla, però in genere si fa per ultimo. Poi vabbè, magari ci sarà anche qualcuno che lo fa. Poi è discrezione. Cioè, sì. Chi, io ad esempio a casa il peperone non lo friggo. E faccio faccio cuocere il pomodoro e la cipolla, sì, e poi ci aggiungo il peperone e poi aggiungo le melanzane e le patate che faccio fritte. E non faccio friggere il peperone, io faccio un'altra variante ancora, perciò poi ogni casa ha anche una ricetta. Noi abbiamo una versione, diciamo, un po' più dietetica, in cui le verdure non vengono fritte. Anche io. Si fanno tutte insieme. Io metto prima le patate perché sono quelle che hanno una cottura, sì, diversa, e poi dopo aggiungo tutte le altre verdure insieme, viene insieme. Tipo stufata. No, io le aggiungo sempre a scaglioni, aggiungo, faccio prima friggere un po' le patate con non troppo olio, però le faccio friggere ma non tantissimo, e poi aggiungo i peperoni e poi a seguire le melanzane e le zucchine che hanno un po' più di polpa le aggiungo successivamente, e no, poi io... cipolla e pomodoro e stufo. No, io in questa versione qua non faccio friggere niente, neanche le vabbè patate. Ma friggere in un, sì, sì, non messo con tanto olio, giusto un po', giusto per farle passare, per farle un po' indurire, visto che poi sennò diventano un po' a... Sì, e poi per ultimo aggiungo il pomodoro, così dà un po' di colore, di colore e anche di liquido, diciamo così, per non far friggere poi ulteriormente. Ulteriormente, confermo la tua idea. Ok, aspettiamo che si cuociano, il tutto. E dopo i peperoni mettiamo le melanzane, dato che una è già saltata da sola in padella, facciamo anche le altre. E adesso togliamo anche le patate dal fuoco. Sì, prima le zucchine e poi le patate. Allora questo lo spegniamo perché non ci serve più. Ok, ti faccio spostare qui, guarda, Olga, ti ho fatto spazio. Ah, grazie. Reggo le cipolle. Grazie, molto gentile. Di nulla. Ed ecco le ultime adesso patate. Adesso qua dentro mettiamo le cipolle. Ah, fate in questo, proprio nell'olio le friggete. Mm-hmm. Noi no, non mettiamo nell'olio.
Facciamo come se cucessimo, facessimo del sugo, in poche parole. Però con i pomodori fatti a pezzettoni. Anche i pomodori vengono fritti. No, noi non li friggiamo i pomodori. Restiamo almeno i pomodori, vogliamo lasciarli più leggeri. No, noi anche il basilico friggete. Dobbiamo esagerare. No, per chiedere il basilico, ah, no? Si può mettere. Ah, vediamo un po', facciamo questo esperimento. No, visto che vi trovate, friggete, perché lasciare il basilico, così leggero? Eccolo qua. Fritta di basilico, ok. Beh, alla fine, tanto che ci troviamo, è inutile fare i pomodori leggeri quando poi è tutto fritto. Viene tutto fritto. No, no, da noi non facciamo diversamente. Poi le rimettete in padella? No, no. Noi invece, e questo è il procedimento allora diverso, noi facciamo cuocere il pomodoro e la cipolla, che cuociono un po', e poi dopo mettiamo tutte le verdure che abbiamo fritto in precedenza, le mettiamo nella pentola e li facciamo cuocere col pomodoro e con la cipolla, e si amalgama il tutto. No, invece si scola tutto qua dentro. No, noi no, facciamo diverso. No, 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 noi facciamo in padella, li facciamo cuocere, facciamo insaporire tutto quanto insieme poi la cottura. Ecco la differenza della vostra ciauredda con il nostro ciaurieddu. Ecco. La versione maschile e femminile. Cambi il fornello, questo è un po' più forte. Ok. E lasciamo friggere. Bene, la cipolla mi sa che è pronta. Sì, sì, questo è l'ultimo passaggio. L'ultimo step, direbbero in altre trasmissioni. L'ultimo passaggio della frittura, perché poi in realtà non è l'ultimo passaggio proprio della ricetta. Della ricetta, sì. Ecco qua, abbiamo raccolto tutte le cipolle. Questa non vuole venire, ma noi la prenderemo per forza. Spengo? Sì, grazie Marianna. Spengo il fornello. Sì, fornelli spenti. Fornelli spenti. E ancora poi ora frigge nonostante sia stato spento. Frigge poi tutto qua. Poi mettiamo il sale. Il sale fino. Ok. E poi non so se da voi si usa. Io ti ho portato anche la mia ciotolina con un po' di formaggio. Sì, sì, si usa. Da noi si fanno anche patate fritte casebroro. No, 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 non ti so dire, in questo linguaggio non lo capisco. Patate fritte col formaggio e il sugo? No, no, da noi no, almeno, no, casa mia no. Poi un antenato del ketchup. Ah, ok. Cioè, ma in realtà non si fanno più, però prima si usavano molto. Vedi come viene. Mettiamo un po' di basilico. Pensavo che volesse il formaggio. Ma le formaggio lo mettiamo alla dopo fine. Ok. Mettiamo queste foglie più grandi, queste piccoline le conserviamo per dopo. Io lo spezzo così. Così fai uscire il profumo, sì, di basilico. E mescoliamo. Rimestata. Devo dire che da voi è ancora più dietetico del nostro. Sì. Da noi invece si continua a cuocere, allora ancora di più assorbono olio e tutto. Vabbè, però. E poi paese che vai, ciambotta che trovi. Ok. Mettere nel piatto. Impiattiamo. Tutta. Paese che vai, ciao Redda che trovi. Ecco, vabbè, io l'ho detto in italiano perché in ogni comune ha un suo modo di, sì, essere. Ad esempio, mi sembra che a Tortorella si chiami proprio Ciuparedda, perciò. Ciuparedda è bellissimo. Ogni paese ha il suo modo io di dire. Io cambierei i nomi a tutti e li chiamerei tutti Ciuparedda. Poi non so se magari lì aggiungono altre verdure oltre queste, non lo so. Dovremmo chiedere ai tortorellesi. Come la caponata siciliana, che ci mettono anche le olive. Cosa che noi non mettiamo, e poi lì è agrodolce. Mettiamo questa bella spolverata di formaggio. Questo, sì, è un formaggio parmigiano. Ok, però uno se gli piace il pecorino. Sì, sì, si può mettere. Ognuno mette il formaggio che vuole. Formaggi suoi. Ok. Ecco qua. Abbiamo, okay, giusto. Non un colorito. Troppo. È diventato come se fosse con la neve, innevato. Sì. Mettiamo un po' di basilico. Ok. Uno qua. Uno qua. Uno, dove è andato? Ecco qua. E uno qua. Abbiamo, ecco, fatto anche qua una composizione. Una composizione di basilico. Prego Olga, girati verso favore le telecamere. Di telecamera. E questa è la ciauredda. La ciauredda rocchettana. Come si fa a rocca? Ok.
Poi ogni paese ha la variante che sua. Alla fine piccole varianti. Piccole varianti, alla fine sempre verdure sono. Sì. Vabbè, ma se volete comunque indicarci come si fa nel vostro paese, benvenga, scriveteci come sempre sulla nostra pagina Facebook Cotta Appuntino le ricette di Olga e potete spiegarci magari come si fa da voi e se magari invece in questa versione vi piace o meno. Come sempre io vi ricordo che potete scrivere alla nostra pagina Facebook, come la ripeto, Cotta Appuntino le ricette di Olga, e inviarci dei vostri suggerimenti, dei vostri consigli, delle vostre ricette o magari chiederci delle idee su come cucinare un determinato cibo che non sapete. O ancora potete venire qui da noi e cucinare nella nostra cucina e avere queste due valide aiutanti al vostro comando, diciamo così. Queste due sous chef. Ok. Oggi mi è presa sta parola, mi piace. Ok, va bene, portiamola avanti fino alla fine. Vi ricordo anche i nostri canali su cui seguirci, oltre la pagina Facebook, c'è anche il nostro canale YouTube, Golfo Network oppure Trekking TV. E poi non ho più voce, non so più cosa dire. Ma non c'è niente da dire, no? Detto tutto, manca okay. Solo quello che ricordiamo sempre ad ogni puntata, cioè diffidate dalle imitazioni.